È live, Massimo, 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 sono super felice finalmente di essere qui con te. Davvero, io ho intervistato miliardi di persone, ma tu sei speciale e quindi sono veramente contento che ce l'abbiamo fatta. Ti ringrazio perché anche so che non vai spesso, insomma, non ti concedi spesso giustamente e quindi sono veramente contento, ti ringrazio moltissimo. Grazie a te. Ma dove sei? Dove sei adesso in questo momento? Sono in ufficio a Food for Soul. È la mia associazione, sono dietro con dietro i due fotografie del refettorio di Milano. Qui è quando Carlo Cracco stava servendo, questo è quando gioco a calcio nella pausa con i bambini. Gelato al refettorio, parti all'oratorio. Grande. Scusa, ma Massimo, refettorio è anche il nome giusto la parola reficere, restaurare, no? È da lì che nasce questa idea, è il nome che usano i monaci per la mensa, restaurare l'anima, nessuno è a capo tavola, tutti siedono su dei tavoli molto lunghi e stretti chiamati frattini, dove si mangia in modo veloce, si comunica uno con l'altro senza che nessuno sia a capo tavola e che abbia un ruolo speciale. E questo è il nome che ho dato a tutte le mense, che sono mense piene di bellezza, dall'Esposizione Universale di Milano, quindi ora ne abbiamo 10 in tutto il mondo, e ho dato questo a tutti il nome di refettorio, Parigi, Londra, Rio de Janeiro, Felix, Lima, Modena, Bologna, Napoli, e ho dato questo nome dove noi praticamente sfruttiamo tutto il cibo in surplus, non è il cibo sprecato, è il cibo che andrebbe buttato in eccesso per poter trasformarlo in pasti meravigliosi attraverso la creatività degli chef e aiutare le persone in difficoltà. Attraverso cosa? Attraverso il luogo, un luogo pieno di bellezza che aiuta a combattere lo spreco, l'isolamento sociale e a dare praticamente la seconda chance nella vita a chi ha bisogno. Mi piace tantissimo il concetto di bellezza, di estetica, di etica, perché si sentono nominare così raramente, no, queste parole. Io ad esempio il refettorio, quando andavo dalle suore da bambino, me lo ricordo, ma a parte che il cibo faceva cagare, ma era anche brutto, capito? Cioè, c'era tutte le caratteristiche che non hai citato tu. Per quell'idea invece di unire estetica, etica, sono due concetti fondamentali. Artigiani, architetti, designer, sono tutti parte della stessa rivoluzione, con i cuochi, e quindi fanno parte di tutto questo. Adesso stiamo mettendo, durante il lockdown abbiamo aperto un refettorio a Mérida, in Messico, uno a Lima, stiamo finendo la ristrutturazione con Gucci, che ci farà tutto il refettorio di Harlem, quindi Under 19th Street a New York, e una a San Francisco. Fighissimo. Guarda che bel commento che è arrivato. Angles Morricone da YouTube dice: Massimo Bottura, l'ho scoperto online e mi ha letteralmente illuminato, non tanto per la sua sublime cucina, ma per il suo modo di ragionare, trasmettere passione, un gigante. E in effetti, Massimo, quando uno ti sente parlare, se uno non sapesse che mestiere fai, io avrei detto che tu facevi il filosofo o eri, non so, hai, o non so, l'imprenditore per progetti etici, non lo so, ecco. Però è incredibile come hai un angolo diverso, quando uno ti sente parlare è un angolo diverso. Ho visto anche questo speciale sulla BBC di qualche tempo fa, che peraltro mi aveva segnalato mia moglie, che è inglese, e mi ha detto: ah, Bottura, di no, Bottura, e ho detto: sì, ho capito, però sulla BBC, l'ho trovato illuminante, ecco, come approccio. Le Nazioni Unite un mese fa mi hanno, no, un po' di più, un mese e mezzo fa, mi hanno nominato ambasciatore globale per loro, per proprio per la lotta allo spreco, il cambiamento climatico, perché il nostro progetto coinvolge 8 dei 15 goal delle Nazioni Unite, e quindi, perché tu sai che lo spreco alimentare è diventata la prima causa di cambiamento climatico, perché
noi sprechiamo, bruciamo 1.3 bilioni di tonnellate di cibo all'anno, e quindi abbiamo un'emissione che è mostruosa. E quindi, cioè, noi produciamo cibo per 12 miliardi di persone, siamo 7 miliardi sul pianeta, 860 milioni di persone non hanno niente da mangiare, e noi sprechiamo 1.3 bilioni di tonnellate di cibo all'anno. Cioè, una cosa, una cifra... pazzesco. Peraltro, leggevo che anche tu in cucina, sugli scarti, su quello che non usate, avete tutto il vostro metodo, la vostra filosofia, perché andate per avere... Dicevo, per andare al cuore del prodotto, dell'ingrediente, dovete trapolarlo, non so come si dica il termine tecnico, dovete insomma, lavorarlo. Manipolarlo. E quindi poi sugli scarti avete la vostra filosofia, non è che prendete e buttate via. Certo, infatti io penso, proprio quest'anno, fra una settimana, uscirà la guida Michelin, che darà una quarta stella, è una novità assoluta a livello mondiale, darà la quarta stella, proprio una stella verde, che è la stella della sostenibilità, che è una stella fondamentale nel 2020, per me importantissima, e proprio per puntare il dito su coloro che accendere i riflettori su coloro che lavorano in modo sostenibile al ristorante. Noi questo progetto che abbiamo fatto al refettorio di Milano durante l'esposizione universale del 2015 è nato proprio dalla mentalità con la quale sono stato cresciuto io da mia nonna, no? Non ci si alza da tavola se non si è finito ciò che si è preso e si ha nel piatto. Oppure mi ricordo che diceva quando, sai, noi siamo emiliani, no? E verso l'inizio di dicembre si ammazzava il maiale in campagna. E quando ammazzavano il maiale, i contadini dicevano sempre questo è un gesto spirituale, il maiale sta dando la vita per sfamare la famiglia. Il maiale aveva sempre un nome, era parte della famiglia, e allora bisogna avere il rispetto per questa bestia e utilizzare ogni singolo osso della bestia per poter poi avere un risultato ottimale. E qui da lì nascono i ciccioli, i frolli, tutte le preparazioni classiche emiliane. La coppa di testa, ma da lì nasce anche il mio approccio al cibo, cioè la lotta allo spreco nasce da quando ero bambino, no? Da queste esperienze di bambino. Poi naturalmente le ho trasferite e trasmesse a tutti i miei ragazzi in cucina e al ristorante. Noi adesso siamo tra Maria Luisa, Casa Maria Luisa, Francescana e Franceschetta, circa 110 persone, e quindi la mensa della Francescana, il refettorio della Francescana è un refettorio molto importante, e quindi dobbiamo usare ogni accortezza per non sprecare niente, per utilizzare ogni singolo scarto delle materie prime che noi usiamo. Ad esempio, una fetta di patata tagliata alta per poi dopo andare a incidere delle stelle di patate che diventano parte di fish and chips, Yellow Submarine del nuovo menù, la fetta di patate con tutte le incisioni diventa un ingrediente per la lavorazione e la preparazione del cibo del personale. Quindi l'Osteria Francescana è un ristorante a spreco zero. Wow, questo è super. Io sto facendo con LifeGate appunto un progetto sulla sostenibilità, e devo dire il nome e cognome del gioco, non sapevo, ecco, della quarta stella Michelin sulla sostenibilità. Importantissimo, per me è importantissimo. Senti, qua è arrivato questo commento, Bottura ti adoro, di Monica Gagliazzo. A me non mi hanno mai scritto Monti ti adoro, e mi ha fatto venire in mente ieri che ho intervistato Cristiana Capotonde, presente l'attrice, bravissima, bellissima, e la chat era piena di commenti, mamma mia che bella che sei, che brava che sei, che bella che sei, e poi c'era un commento di uno, Montemagno, ma tu invece sei proprio brutto, capito? Così. E quindi ogni volta ho degli ospiti straordinari e dico, vabbè ragazzi, sto zitto qua, e d'altronde ti adoro,
loro, insomma, però questa è la verità. Peraltro Casa Maria Luigia è il bed and breakfast, giusto? Ma è attivo? È una vecchia azienda agricola che noi abbiamo ristrutturato così dal nulla, perché volevamo chiudere il cerchio dell'ospitalità a Modena, visto che come dicevo ieri in una chat, spiegavo in una tavola rotonda con il ministro Franceschini, che è il ministro del turismo e della cultura e turismo, e la ministra dell'agricoltura e politiche agricole, noi siamo delle piccole botteghe rinascimentali dove facciamo cultura, siamo diventati l'ambasciatore dell'agricoltura, della nostra agricoltura, dei nostri allevatori, pescatori, contadini, casari, artigiani, facciamo formazione. Tu pensa che io ho quasi 3.000 curriculum inevasi, perché vogliono tutti venire in Osteria Francescana a imparare, e poi anche turismo. Adesso la gente, il turismo enogastronomico è un turismo importantissimo, ricco. Famiglie vengono, amici, compagni vengono a Modena per venire a vedere che cos'è questo, a scoprire un territorio intero, le cantine, le produzioni, i musei, vedere il Duomo come architettura, l'esempio perfetto dell'architettura romanica, ma anche per venire, per ultimo, a scoprire le creazioni di uno chef. E questo è una cosa fondamentale per il territorio. Immagina che solo dietro all'Osteria Francescana negli ultimi 5 anni sono nati 85 bed and breakfast. Noi abbiamo voluto recuperare questa azienda agricola che era abbandonata da più di 10 anni. Onestamente è stato Sergio Marchionne, eravamo in macchina insieme, gliel'ho portato, lui mi sta chiedendo a fare questo, no? E allora un giorno mi ha caricato sulla Jeep, siamo arrivati davanti alla gate della Maria Luisa, e non riuscivamo a entrare, no? Lui ha detto: non c'è bisogno, guarda, ho già visto, è a 5 minuti da Modena Sud, 20 minuti arrivare a Maranello, 25 all'aeroporto di Bologna, è un posto super privato, fai l'offerta. E da lui ho dato questa offerta al Tribunale di Modena, e poi è nata così questa idea di un albergo diffuso, chiamalo come vuoi, dove una vecchia azienda agricola viene ripresa, ritorna ad essere azienda agricola, perché produciamo col nostro orto tutte verdure, verdure, erbe aromatiche, per i fiori, per i nostri ristoranti. Abbiamo gli alberi da frutto, seminiamo il grano, il farro, grano saraceno, tutti gli antichi grani. Andiamo a recuperare e diventa proprio un'azienda agricola vera e propria. Ma dentro l'azienda agricola ci sono queste unità abitative di 250 anni fa, che abbiamo ristrutturato e abbiamo creato 12 camere, un luogo dove si mangia, e quindi una zona dove c'è cucina aperta, dove la gente può venire a vederci cucinare proprio di fronte. E ho spostato una parte della collezione della musica, quindi c'è la sala della musica come a casa mia. È proprio come una vera e propria casa, cioè le mie idee, il mio concetto di ospitalità, che è quello che mi manca di più quando viaggio, è casa lontano da casa. E allora ho creato proprio questa idea di questa sensazione di essere a casa propria. Uno può scendere dalla camera, andare in cucina, aprire il frigorifero, troverà sempre qualcosa, qualche snack, perché i nostri ragazzi l'hanno preparato per loro, e nessuno chiederà mai di firmare niente, perché sei a casa tua. Figata pazzesca. Tra l'altro ti ho visto con un sacco di vinile, cioè quanti vinili c'hai? Che ti ho visto immerso. 20.000. Davvero? 20.000? Sì. Mamma mia, lo devo dire a Pino Insegno, che ho intervistato l'altro giorno, che ha detto: ho 16.000 colonne sonore, la più grande collezione. Ho detto: guarda, devo dire, Massimo ce l'ha 20.000. Sì, forse la più grande collezione di colonne sonore, certo. Può essere.
Però insomma, 20.000 si è messo bene. Ma Modena io la trovo straordinaria. A parte che Massimo, te lo dicevo l'altro giorno, per me Modena ha un ricordo particolare perché ho vinto il titolo italiano di seconda categoria di ping pong al Palazzetto dello Sport e venivo a allenarmi lì. C'erano insomma... I Bisi, no? Infatti, giusto, devo ricordare di mandarmi il numero di quel tavolo dove recuperare quel tavolo col quale ti stai allenando, perché devo battere i miei ragazzi, perché adesso parte dietro di Maria Luisa, non te l'ho detto l'altro giorno, ma nel mio futuro c'è sempre futuro, quindi non smetto mai di investire, ma soprattutto di investire sul mio territorio, anche in momenti così. È fondamentale, no? Farsi trovare pronti nel momento in cui si riaprirà, il momento in cui ci sarà il ritorno della vita. E quindi sto continuando a investire e stiamo creando una struttura privata, una villa molto privata, con 3 camere da letto, tutto su un piano bellissimo, e dietro un playground per gli adulti, che il nostro sindaco ha ribattezzato polisportiva, perché siamo a Modena, è una polisportiva. È una polisportiva dove tu puoi fare ginnastica, sauna, bagno turco, ma anche giocare a biliardo, e giocare a ping pong, e guardare delle belle macchine, perché ho fatto un accordo con, tu sai che sono brand ambassador di FCA, quindi Ferrari, Maserati, ma io amo molto Stefano Domenicali, quindi... la Ducati, quindi tutta Modena, slow food e fast cars, quindi ci trovi di tutto dentro e trovi di Modena. Una questo peraltro, Massimo, è un po' questo paradosso straordinario di Modena e della zona insomma in cui sei, che ha le auto più veloci del mondo e il cibo più lento del mondo. L'aceto balsamico, 25 anni ho scoperto, almeno, ci si mette. Almeno. E anche il parmigiano, Reggiano. Mia figlia, che ha 24 anni, non ha ancora assaggiato l'aceto delle sue botti. È follia. E anche parmigiano reggiano, con cui so che tu hai un rapporto molto molto stretto. Sì. Il parmigiano è un, come l'aceto balsamico, sono prodotti straordinari che sono un po' l'emblema della nostra terra. E tu pensa che abbiamo solo a Modena più DOP IGP che ogni altra provincia, ma in Emilia-Romagna abbiamo più DOP IGP noi in Emilia-Romagna che ogni altra nazione nella comunità europea. Quindi hai capito perché la chiamano Food Valley? Perché è proprio incarna perfettamente la filosofia dei romani, no? che hanno switchato, quella dei greci. Noi viviamo, noi mangiamo per vivere, noi viviamo per mangiare. Il cibo ha un valore fondamentale in ogni senso nell'Emilia Romagna. Senti Massimo, tu ti stai sbattendo anche molto, magari alcune cose che fai sono pubbliche, altre meno, però ti stai sbattendo molto in questa situazione complicata di Covid, nell'interesse diciamo di tutti i ristoratori, dei piccoli, insomma. Come la vedi questa situazione? Hai visto anche Conte o me lo sono sognato di notte? Sì, ci siamo visti, ci siamo telefonati diverse volte. Ma la sua è una situazione molto difficile, perché gestire una crisi del genere con le risorse che ha, bisogna veramente avere un approccio, bisogna essere veramente coraggiosi, onesti e coraggiosi. Io onestamente con l'Osteria Francescana non ho questi grandi problemi. Certo, è mostruoso quello che sta succedendo, però come ho già fatto anche l'altre, e come ho già detto nel primo lockdown, abbiamo le spalle coperte, perché abbiamo investito tanto nella nostra azienda, e quindi i nostri ragazzi il 10 del mese avranno i loro stipendi, saranno tutti protetti,
ho accolto un urlo di aiuto da parte soprattutto dei piccoli ristoranti che sono l'anima della gastronomia italiana, queste conduzioni familiari tipo l'Aldina, tipo Hermes, questi piccoli ristoranti che sono lì da sempre e che rappresentano un po' la spina dorsale dell'identità italiana, no? Io sto parlando di Modena, ma potrei fartene mille di esempi in tutta Italia. E da lì ho scritto una lettera molto molto costruttiva al nostro primo ministro ho avuto un dialogo, una conversazione, uno scambio di battute pubblico organizzato e mediato dal Corriere della Sera. Poi ci siamo sentiti privatamente, ieri abbiamo parlato pubblicamente con i ministri e tutti i rappresentanti di categoria, ma ho paura che la situazione che sia, non lo so, ho paura che risolvere, cioè cerchiamo di portare a casa, ecco, siamo sempre positivi, no? Cerchiamo di portare a casa il massimo che riusciamo a portare a casa. La situazione è difficile, lo sappiamo tutti. Il mio obiettivo era quello prima di tutto di dividere bar e ristoranti, perché in questa situazione tutti ora parlano di bar e ristoranti in modo generalizzato, ma tra bar e ristoranti ci sono delle competenze, ci sono un lavoro lungo sono proprio diversi, molto diversi uno dall'altro, anche come obiettivi. Poi ho chiesto diverse cose che mi sembrano abbastanza normali, cioè il rimborso della liquidità in termini parametri di fatturato, no? Tanti dicono, ma i ristoranti fanno del nero e quindi che rimborso vuoi che ci sia? Bene, meglio così, meglio per voi. Così chi fa del nero non riceverà niente, chi è invece chi lavora con l'etica per poi pagare i contributi, le tasse eccetera, riceverà quello che merita, e quindi è un modo per di meritocrazia, no? Ho parlato di la cosa importante che hanno fatto è appunto l'introduzione della cassa integrazione anche nel nostro settore, che prima non c'era, adesso c'è, e quindi agevola tanti, soprattutto il non licenziare le persone, la sospensione, ho chiesto la sospensione degli acconti per le tasse 2021. Tu pensa che in Italia noi paghiamo il 40% delle tasse che andremo a pagare, che dovremo pagare nel 2021. Quando ho spiegato questa norma, questa legge, in un incontro con il New York Times, e i ristoratori americani non ci credevano. Noi esiste questa cosa, cioè noi dobbiamo pagare il 40% anticipato di quello che andremo a pagare nel 2021. Quindi questo succederà a fine mese, quindi primi di dicembre. Ho chiesto una decontribuzione per i lavoratori dipendenti. Siamo lo Stato col costo del lavoro più alto in Europa. Date più soldi alle persone, ai lavoratori, e decontribuite un po' di tasse al ristorante. E poi ho chiesto l'abbassamento dell'aliquota IVA, almeno per un anno, no? In Austria hanno appena deciso di, col secondo lockdown, di portare il vino dal 22 al 5 e i ristoratori dal 10 al 5, e in Italia hanno detto non sarà possibile questo. Quindi vedi che ci sono, per me la cosa fondamentale, visto che viviamo tutti in Europa, adeguiamoci tutti agli standard europei. La Germania che cosa ha fatto? Ha rimborsato il 75% del fatturato dell'anno precedente, togliendo il 70, adesso non mi ricordo bene, togliendo già i rimborsi per la cassa integrazione. La Francia ha versato sui conti correnti dei ristoranti il 20-25% del fatturato dell'anno precedente già ad aprile, cioè partendo da marzo.
Quindi, cioè, capisci che, cioè, questi sono aiuti seri, no? Sono cose serie da fare. Cavolo, noi, per noi è difficile, Ci hanno riportato sull'adeguamento e la messa in regola del post primo lockdown per riaprire, a me hanno rimborsato 865 euro dopo che ho messo lì a fare, a comprare macchinari per sanificare l'aria, saturimetri, test per tutti i ragazzi, assicurazioni per ognuno di noi, tutto. E noi, per noi è così, noi, quindi ho chiesto solamente un adeguamento, non ho voluto fare nessuna polemica, sai. Però è importante, perché se no, se un paese si muove e l'altro no, cioè è chiaro che c'è un vantaggio competitivo che poi diventa insormontabile. Staremo a vedere, Massimo, che cosa succede, però mi sembra una roba interessante, ecco, volevo capire come ti stavi muovendo. Ascoltami, volevo passare a un tema, siccome appunto non voglio rubarti troppo tempo, che mi ha molto appassionato riguardo all'uso dei social che hai fatto. Chi c'è in quarantena? Ho visto, allora ha avuto grande successo e io mi sono guardato, siccome Massimo devi sapere che io sono negato a cucinare. Abbiamo vinto un Webby Award. Avete vinto anche il Webby Award, ecco, vedi, mi ero perso. Ogni due minuti vinci un award, quindi diventa difficile seguire tutte. Allora, io sono negato a cucinare. E un po' di tempo fa mia moglie, come dire, mi ha preso in un angolino e ha detto: ascolta, qua si fa qualcosa oppure no. E allora io, insomma, ho un unico piatto, che sono gli spaghetti al pomodoro. È l'unica cosa che faccio. Mio, è l'unica cosa che faccio, ma è una roba così che non so neanche definirti, insomma, è immangiabile. Però i miei, diciamo, figli si sono abituati, quindi pensano che sia buona, ma è una roba orrenda. E allora ogni volta cerco di migliorarmi, dico io c'ho solo questo, cerco di migliorare quello, ecco. Allora ho visto il tuo video, è giusto, cioè almeno uno, dico, non voglio 10, uno fatto bene. Ho visto il tuo video, ho capito tante cose, insomma, che sbaglio praticamente tutto. Tra le varie cose che mi ha colpito c'è che tu non metti il basilico ma l'origano, che io ho sempre detto no, l'origano, figurati se metto l'origano, e tu metti l'origano, quindi già questo mi ha colto impreparato. Allora, guarda che lo spaghetto al pomodoro sembra facile da fare, ma non è facile. Lo so. La trasmissione abbiamo fatto, c'è stato 60 Minutes, non so se la conosci, la trasmissione di CBS. Ok, il video che l'anno scorso hanno trasmesso, che ha avuto maggior successo, è stato il nostro. L'hanno riproiettato 4 volte con CBS. Perché iniziava subito dal primo approccio, era prima di tutto, prima di parlare di cibo bisogna capire la materia prima. È quello che ho fatto a Masterclass, esattamente la stessa cosa. Capire la materia prima. Uno non può dire pomodoro, ma spaghetto al pomodoro. Ma che pomodoro? Ma come lo vuoi lo spaghetto? Cioè, tu se utilizzi un piccolo pachino o un pomodoro del Piennolo o un pomodoro, un cuore di bue o un tondo ramato, cioè un San Marzano, hai dei risultati completamente diversi. Con certi pomodori gli spaghetti diventano quasi dei dessert, con altri pomodori diventano quasi un'insalata, hai capito? È fondamentale ascoltare il proprio palato. È il tuo palato che ti dice dove vuoi andare. Allora, io di solito utilizzo diversi tipi di pomodoro per arrivare a un risultato che... Ne usavi, scusami, tre, se non sbaglio, e peraltro uno lo tagliavi anche, che non ho capito perché lo tagliavi, però l'hai tagliato. Quindi. Allora, soprattutto i San Marzano, quelli lunghi, belli maturi, ecco, questo per esempio è una delle cose fondamentali, no? Un pomodoro può essere un pomodoro ancora verde, un pomodoro, e puoi fare un certo tipo di preparazione. Un pomodoro giusto, bello sodo, rosso, o un pomodoro molto maturo, e lì esprime il massimo nello spaghetto. Ok? Stiamo parlando di spaghetti. Allora, cosa faccio? In quel caso gli faccio una piccola incisione, lo sbollento un attimo, lo tuffo in acqua e ghiaccio,
fermo la cottura, lo pelo e dopo faccio il pelato, ok? E il San Marzano c'è sempre nello mio spaghetto al pomodoro. Poi se non trovo la giusta dolcezza, aggiungo i piccoli pomodori siciliani gialli che hanno una dolcezza infinita e che ti danno veramente un'intensità fantastica. Mi piace molto il ramato, che lo pelo anche quello, perché ha sempre questo retrogusto di resina, no? Questa resina, questa mineralità. Quindi San Marzano più ramato ha un ottimo risultato. Tanto è la stessa cosa. Invece di usarne due di un tipo, ne usi uno e uno, ok? Così complichi un po' il sapore e lo migliori. E per ultimo ho sempre la bottiglia, la nostalgia. La bottiglia della nonna. Quella che con la pazzata. Quella che noi in Emilia chiamiamo il passato di pomodoro, no? Che può diventare concentrato che ad agosto viene preparato, dove una volta c'era tutta la famiglia che si riuniva, si prendevano i pomodori e si preparava il passato di pomodoro. Poi si metteva nelle bottiglie, bagnomaria, si chiudevano, cantina, e si utilizzavano d'inverno. Il famoso passato di pomodoro. Ecco, questo è un'aggiunta di nostalgia che a me piace molto. Per ultimo, le erbe aromatiche. Intanto il pomodoro, io non metto mai la cipolla, non mi piace, proprio non è il mio genere. Mentre schiaccio un aglio con la pelle, ok, in camicia, lo schiaccio solo e faccio un'infusione con un olio extravergine d'oliva molto buono, ma non troppo aggressivo, tipo un toscano, ok? Vorrei un toscano primo olio, magari un toscano ma di secondo passaggio, perché sennò diventa troppo il sapore dell'olio d'oliva diventa troppo invadente. Cioè io impazzisco quando vedo e finiamo il piatto con un filo d'olio d'oliva. Ma che cazzo stai dicendo? L'olio d'oliva è un sapore, l'olio d'oliva è un ingrediente, è favoloso, dovete stare attenti, filo d'olio d'oliva. Dai. No, no, ho sempre fatto così, non devo dirlo più, ho sempre detto ragazzi adesso una spruzzata d'olio d'oliva. Scusa. Olio d'oliva in casseruola, migliore la casseruola, migliore verrà lo spaghetto, perché una casseruola pesante che contiene quest'olio e tiene il calore in modo perfetto aiuterà a non bruciare, a non avere degli eccessi di sbalzo di calore. Quindi infusione l'olio con la pelle nell'olio di oliva, l'aglio con la pelle nell'olio d'oliva, poi quando senti il profumo che sta uscendo dall'olio togli e cominci ad aggiungere i pomodori, quelli i pelati, poi i piccoli gialli e per ultimo, quando hanno già cotto, inizia a mettere la passata di pomodoro, la nonna. Tu mi parlavi di origano, sì, di basilico. È al posto del basilico, sì. Dipende tutto da quello che hai a disposizione, perché alla fine è quello. Però se tu vuoi fare un'infusione prima con prendi dei rametti di basilico, li fissi con una corda alimentare e li metti in infusione durante la cottura, lascia uno spaghetto pulito perfetto con questo retrogusto e questo profumo di basilico. Così come puoi utilizzare l'origano essiccato o l'origano fresco, esattamente nello stesso modo. Anche la maggiorana col pomodoro ci sta bene. E per ultimo, se vuoi fare uno scarpariello, aggiungi un po' di pecorino o, in caso dell'Emilia, il parmigiano mentre li tiri. Ma se tu lasci il pomodoro liquido, un po' liquido, la salsa, cosa fai? Finisci la cottura dello spaghetto dentro al pomodoro. Quindi lo spaghetto comincerà ad assorbire e già assorbirà questo profumo e avrà già il sapore dello spaghetto del pomodoro, già lo spaghetto stesso. Hai capito? Ma tu,
Scusami, però tu nel video non mettevi il parmigiano. Hai detto no, ma il parmigiano lo prendo. Perché io nello spaghetto al pomodoro non lo amo, mentre mio figlio Charlie sì. Allora, io nel video lo facevo da purista, perché a me mia figlia piace così. Ma Charlie vuole sempre lo spaghetto al pomodoro con scappariello di parmigiano reggiano. L'altra cosa che ho notato, Massimo, è che voi grandi chef cioè non usate lo scolapasta. Io prendo e sbatto uno scolapasta, faccio così e poi picchio dentro gli spaghetti, do una giratina. E voi invece prendete sempre così con arte, lo girate. C'è un motivo tecnico o è solo una... No, c'è un motivo tecnico. Come ti ho detto prima, c'era questa idea della cottura risottata. Ha bisogno anche probabilmente di acqua, un po' di acqua in eccesso, no? E quindi usando l'acqua di cottura dello spaghetto aiuta nella mantecatura dello spaghetto stesso. E allora hai sempre un po' di acqua bollente che ti aiuta a rigenerare. Soprattutto in Kitchen Quarantine, che stavamo lì a parlare, a raccontare delle storie a tutti e a condividere la nostra vita familiare col mondo intero, e vedevi che Charlie andava a tavola immediatamente, perché lui sapeva che il cibo appena fatto, soprattutto uno spaghetto, un risotto, una carne, devi mangiarla immediatamente, succosa, lucida, calda. Se tu lasci uno spaghetto lì, devi rigenerarlo. Per rigenerarlo come fai? Perché si attaccano? E allora non è più la bellezza di un riso, di uno spaghetto, anche se al dente... È attaccato, no? Allora che cosa fai? Usi una cucchiaiata o due di acqua bollente dentro quale lo spaghetto è stato cotto per rigenerarlo mescolandolo in padella o in casseruola sul fuoco, e allora riprende la sua vita, la sua lucentezza, la sua bellezza, il suo splendore. Sentirti parlare di cibo e ricette sono poesie, ecco. Io adesso stasera proverò, carico per tutte queste indicazioni, e so che verrà una merda come al solito perché non sono capace, però farò del mio, cercherò di seguire, ti terrò aggiornato. Però scusami, si può dire di Kitchen Quarantine hai avuto insomma dei riscontri incredibili? Adesso non so cosa sia pubblico o meno, ma insomma, aziende importanti che ti hanno contattato, sì. Robe così. Bellissimo, ho avuto delle soddisfazioni enormi. Questa idea nasce da mia figlia, perché io non conoscevo Instagram Live, e quindi lei dice eravamo lì al primo giorno di lockdown, stavano decidendo se chiudere il ristorante o no, con una settimana d'anticipo, poi è stato ma ho deciso di chiudere per tenere al sicuro i miei ragazzi, sai, non sapevamo cosa aspettarci, no? E allora era domenica sera e stavo preparando un po' di guacamole, non so, qualcosa con... E c'erano i ragazzi, gli amici di mia figlia, che avevano un aperitivo virtuale con l'Alexa, e allora mi hanno visto in cucina. E mi hanno detto, cosa sta facendo Massimo, cosa sta facendo? Allora sono venuti, l'Alexa è venuta lì col computer e ha cominciato a far vedere quello che stavo facendo. E il giorno dopo a colazione mi ha detto, papà, guarda, i miei amici sono impazziti, perché non ci colleghiamo stasera? Ci colleghiamo dove? A Instagram Live, cioè poi possiamo fare una specie di idea di televisione in diretta su Instagram per tutti i tuoi followers. E allora ho detto, beh dai, facciamolo. E quella sera ci siamo collegati e abbiamo fatto questa Instagram Live. Dopo 2 minuti, 5 minuti, 7 minuti, c'erano migliaia e migliaia di persone che ci stavano vedendo. Io facevo l'asino, cioè, non avevo un'idea di cosa stesse succedendo. E io mi comportavo esattamente come mi comporto in famiglia, no? Proprio raw, senza filtri. E l'Alexa che mi guardava e mi diceva, papi, ci sono migliaia di persone che ti stanno guardando. E da lì è nato questa idea di condivisione, che non era una masterclass, ma era un'idea di condividere un po' di gioia, di felicità, una vita familiare col mondo intero, no? Ognuno chiuso nel proprio appartamento, sotto lo stesso cielo, no? Lo cielo della collettività. E da lì il successo è stato talmente grande che
a parte il Webby Award, che per me è stato incredibile, cioè abbiamo avuto la richiesta da parte di Google di fare uno special kitchen quarantine per tutti i dipendenti Google, quindi chi si voleva connettere poteva connettersi e imparare, non mi ricordo neanche cosa faccio, ho fatto un piatto, un rigatone vesuviano con i pomodori del pienolo, la mozzarella, l'acqua di bufala schiacciata, buonissimo. E poi Facebook mi ha fatto una bellissima intervista e l'ha postata proprio sul profilo ufficiale di Facebook, perché dicevano era il modo, l'interpretazione perfetta dei social media, dell'utilizzo dei social media, cioè la condivisione col mondo intero di un buon goodwill. No? Ma di tutti i personaggi che hai conosciuto, quali sono i ricordi che hai di persone che magari ti hanno chiamato, hai incontrato, che non ti saresti mai aspettato, che dici, ma dai, non ci posso credere. No, tutti, non è stato, non posso dire uno, cioè, mi ha scritto della gente... Cioè, rock star, movie star, politici, cioè, mi ha scritto di tutti. No, volevano chiedere nomi su la mousse di cioccolato. Quando inserivo il cioccolato da fondere dentro la mousse. Altri mi hanno chiesto quando, se nello zabaione bianco e giallo andava il mascarpone sia nella meringa che nel tuorlo d'uovo. Altri cosa mi hanno chiesto? Ah, la crema di parmigiano. Quanti la crema di parmigiano? Come fare la crema di parmigiano, perché volevo fare la crema di parmigiano. Tutte queste cose, gente dal mondo Middle Eastern mi chiedevano se i tortellini si potevano fare e come farli per i musulmani o chi non mangia maiale, no? E allora ho spiegato come nella mia testa, nel mio palato mentale, ho spiegato l'interpretazione del tortellino come contenitore o raviolo come contenitore di idee, no? E da lì forte, un universo. Quando è stato il momento? Quando ti chiama certe persone dici, ma allora siamo tutti sotto lo stesso tetto, proprio collegati tutti, e tutti stiamo facendo così. La stessa cosa, cucinando. Massimo, quando è stato il momento in cui hai capito che non eri più magari soltanto uno chef, diciamo, normale, emergente, o non so, insomma, ma hai capito che la tua vita era cambiata, perché sai, nella cucina, no, ci sono tanti soggetti, poi ci sono i grandi chef, poi ci sono i chef stellari, poi ci sono i super top, e tu sei top, e quindi che non è, come dire, facilissimo arrivare dove sei tu. C'è stato un momento particolare che ti ricordi che hai detto, ah, qua effettivamente le cose stanno cambiando? Ma è stato, secondo me, è stato quando subito durante, c'è stato la 2010, fine 2010, che abbiamo ricevuto la terza stella Michelin. Stavamo girando un video e volevamo girare un video ispirato a The Girl from the North Country di Bob Dylan. È tutto un gioco sulla memoria, no? E siamo andati alla foce del Po e siamo andati a registrare un video sulle anguille e siamo stati aggrediti da questo pescatore, che è una guardia forestale, non un pescatore, scusa, è una guardia forestale, che poi è diventato amico, cioè non amico, ma ha capito che eravamo lì con buone intenzioni e ci ha denunciato, abbiamo filmato una denuncia contro lo stato di abbandono del parco del Delta del Po, che è uno spettacolo fuori dal mondo, no? Questo delta che si allarga, tutti questi i casoni, i pescatori, le anguille, la storia dell'Emilia Romagna, probabilmente la storia d'Italia, no? E allora abbiamo fatto un video quasi di denuncia, no? Dello stato di abbandono, abbiamo lasciato proprio il pescatore parlare a ruota libera e poi quando ho visto che questo video era anche sponsorizzato dalla regione Emilia-Romagna, l'abbiamo fatto vedere e abbiamo cominciato questa discussione con
l'assessore all'agricoltura dell'Emilia Romagna, il quale dopo un anno dopo ha deciso con il governatore di investire 16 milioni di euro per recuperare tutto il parco del Delta del Po. Okay. Ecco, questo è stato un momento nel quale ho capito che i cuochi nel 2012, era il 2012 allora, valevano più della somma delle loro ricette. Quindi, e dovevano quindi, chi aveva la possibilità di esprimersi, di uscire dalle cucine e di chiamare un appello, una chiamata alle armi, insomma, che poi è sfociata nell'Esposizione Universale di Milano. Nell'Expo. E invece portaci dietro le quinte di questo mondo delle stelle Michelin. Avevo visto il film Burnt, quello con Bradley Cooper, che mi era molto piaciuto, l'avevo trovato molto divertente, insomma, e lui mi piace. Bradley Cooper mi ha scritto, ero io che cucinavo, ero io che cucinavo. Ha scritto Bradley Cooper, uno dei miei attori preferiti, insomma. Peraltro, è una persona straordinaria, proprio, guarda, un'umiltà e poi è aperto, è bravissimo, veramente bravo, è wow. Uno dei miei preferiti, anche uno dei miei preferiti. A me piace tantissimo, poi il film con Lady Gaga, sì. Anche lui come, per dire quanto è bravo. Anche Lady Gaga piace molto, la cucina. Per dire quanto è bravo Bradley Cooper, nel film con Lady Gaga, dove lui recita il ruolo di un cantante e lei è una grande cantante, lui sembra un grande cantante, più bravo di lei. Cioè, dici, mamma mia, è una grande storia. Comunque, nel film mi ha molto colpito, un po' perché aveva sempre questa posizione bassa, sempre un po', che non so se sia cinematografica oppure non c'entri niente. E poi il ruolo nella cucina, i ruoli, l'ordine, come funziona? È davvero così o è molto cinematografico? No. Allora, no, non esiste al mondo che la Michelin ti ridia una terza stella se tu hai fatto quello che ha fatto lui abbandonando Parigi. Mai. Non succederà mai. Okay? Perché vuol dire che non sei serio, no? E poi non succederà mai che la Michelin premi con 3 stelle Michelin un posto che dove lui, adesso non ricordo male, no? Il film è entrato un anno prima o l'anno prima o 2 anni prima, adesso non lo so. Questo, la Michelin premia col massimo riconoscimento le 3 stelle, quest'anno ci sarà la quarta, ma ha una quarta che ha ancora più valore etico, no? Ma le 3 stelle sono il massimo riconoscimento che vengono premiati, proprio solo il top del top del top, quindi devi dimostrare per anni di avere una serietà e un approccio incredibile. Il rigore in cucina è assoluto, perché sennò sarebbe un'anarchia, però questo approccio di spaccare, buttare, lanciare, imprecare non esiste sulla faccia della terra, perché lo chef non te lo permetterebbe mai. E quindi tutto, ed è per quello che a casa Maria Luigia abbiamo abbattuto i muri, per condividere con tutti i nostri ospiti l'esperienza di vivere una cucina a 3 stelle Michelin, e vedi il rigore, la pulizia, l'ordine, la passione, e tu entri proprio col tuo iPhone, vai lì, vai dentro e vai a guardare che cosa sta succedendo. Ecco, tutto questo è la verità. Lui però mi ha detto che si è messo lì ha voluto girare le scene lui, perché lui si sentiva in grado di girare le scene. Secondo me, se gli avessero fatto aprire, non so quanti erano, 10.000 ospiti, le sue mani sarebbero diventate un colabrodo. Mi sono messo l'altro giorno a aprire delle ostriche, ho comprato il coltellino, cioè stavo per andare al pronto soccorso. Ma è pericolosissimo, stavo per tagliare clamorosamente. Se non sai dove inserire il coltello per aprirla con un gesto fermo,
non ti rischi veramente di piantarti questo coltello, certo, nella parte della mano, tra pollice e indice, perché la la tieni in questo modo, poi ci entri dentro e poi, una volta penetrato nel punto giusto, alzi e sollevi, recuperi l'acqua e metti l'ostrica sul ghiaccio. Alla fine, Massimo, ne ho aperte 12 in mezz'ora, non so, una roba così, quindi se un giorno hai bisogno di un'apertura di ostrica, sai che io 12 alla mezz'ora arrivo. Ma no, l'altra cosa, invece, che ero curioso sul tema Michelin, la prima è, ma è vero che le guide arrivano, non sai chi sono, o anche quella è leggenda metropolitana? Michelin, mai saprai chi è che viene a farti la visita. Mai. Per davvero, non si sa. Non ti diranno mai niente, non te lo dicono. Quindi tutte le storie che ti raccontano sono tutte le storie di chi non ha le stelle, ok? Che dicono, ah, ma... E poi scusa, aspetta un attimo. Anche le altre guide, adesso posso pensare alle guide italiane, mi viene in mente l'Espresso, no? O i top 50 restaurant, o il Gambero Rosso, insomma. Giusto, niente, non posso parlare, scusate. Ok, va bene. Tu, anche se tu vedi e riconosci una persona che hai visto alla televisione, no? Un direttore di una guida, cosa pensi? Di cambiare atteggiamento? Cioè, o di cambiare la cosa, o di cambiare la carne o il pesce che servirai? Cioè, una volta che hai fatto la mise en place, hai fatto la mise en place. Quindi sei lì. Quindi chiunque parla è perché non... E chi non ha, sai come dicono, no? La volpe, l'uva, la storiella, no? Ecco, è un po' così. Ecco, sì. Invece l'altra cosa di cui ero curioso è questa. Io sono un amante ovviamente di ristoranti, non sono mai stato da te, ma insomma, post-Covid conto di venirti a trovare, ci sarà una lista d'attesa di 7 anni. Il 9 marzo, quando noi abbiamo chiuso, l'ultimo giorno del primo lockdown, avevamo 232.000 mail in lista d'attesa. Ecco, esatto, quindi diciamo nel 2048 arriverò da te, prenotandomi per tempo, ma se no sono un grande amante dei ristoranti, io la mia dolce metà, siamo andati qua da Fed Duck, da Eston Blumenthal, abbiamo girato. Ristorante. Come? Grandissimo ristorante. Insomma, è molto piaciuto, lui è molto bravo, molto originale, così. Però per dire, poi girando anche vari Michelin, un posto che a me piace molto è Senigallia, perché c'è il palazzetto di ping pong più bello d'Italia e in più c'è Uliassi e Cedroni, no? E quindi Mauro Uliassi. E per cui insomma si mangia senz'altro bene, però la mia critica, diciamo da utente ignorante, però diciamo da consumatore, da cliente, è che a volte la sensazione è che molti di questi ristoranti vadano un po' nella stessa omologazione, ecco, cioè facciano grandi piatti senza, cioè clamorose, però siano molto perdono un po' di identità, ecco, questa è la mia sensazione, mentre magari dici, cacchio, io voglio andare in un posto dove si sente proprio l'identità di quel posto, che sia in Spagna, in Francia, ecco, quindi questa è un po' la mia sensazione, è una cazzata. Ok, allora, la Francia ha una cucina omologata, quindi i grandi ristoranti hanno le materie prime reinterpretate in chiave personale, materie prime consolidate. Cito qualcosa, no? Foie gras, cappe sante, piccione, agnello, homard, eccetera. L'Inghilterra è, tu hai citato proprio Eston Blumenthal, che a parte essere un grande amico è anche un grande chef, e lui ha fatto una ricerca straordinaria su tutta la storia della cucina inglese e l'ha riportata ai giorni nostri, e quindi io trovo ha un bellissimo approccio sulla cucina. L'Italia è il paese che meglio interpreta questo tuo desiderio, cioè tu viaggi, vieni a Modena e mangi il parmigiano reggiano, l'aceto balsamico, il prosciutto, il culattello, la mortadella, i tortellini, tutto quello che è la storia filtrata da un pensiero contemporaneo.
Io se devo descriverti, è come vai a Senigallia nello stesso modo, ma se devo descriverti quello che facciamo ogni giorno, ti dico, noi in questa piccola bottega rinascimentale comprimiamo dentro bocconi masticabili le nostre passioni. E per dirti, l'ultimo menù è With a Little Help from My Friends, dedicato a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Una delle mie passioni più grandi è la musica. E quindi è dedicato a questo. Ma è un menù di genere, cioè c'è dentro e lo senti il cuore di dove sei, ma interpretato da tutta la biodiversità culturale dei ragazzi dell'Osteria Francescana, che arrivano da tutto il mondo. Ma di solito c'è il menù dei 25 anni della Francescana, dove ci sono tutti i super classici dell'osteria, dalla compressione di pasta e fagioli alla parte croccante della lasagna, il tiramizucca, che è praticamente un dessert che gioca sul ripieno del tortello di zucca classico nostro, con la mostarda di mele, l'amaretto, eccetera, così come le 5 stagionature del parmigiano in consistenza e temperature. Quindi tu vieni e sai che sei a Modena. E infatti l'Italia è ritornata a diventare una meta di turismo gastronomico importantissima proprio per questo motivo, perché i cuochi hanno capito questa cosa di avere un'attitude globale con utilizzando tecniche straordinarie, ma che tecniche per esprimere per lasciare esprimere toccando gli ingredienti quel tanto che basta per lasciare esprimere la qualità degli ingredienti, perché noi come i giapponesi siamo ossessionati dalla qualità degli ingredienti, mentre i francesi e i cinesi, e per me Francia, Cina, Italia e Giappone sono le quattro cucine che ancora meglio interpretano la gastronomia mondiale, hanno un approccio diverso, molto tecnica e tante salse che molto spesso coprono il sapore della materia prima. Quindi, ritornando alla mia definizione di cucina dell'Osteria Francescana, io dico che comprimiamo dentro bocconi masticabili le mie passioni, seduti su secoli di storia, perché è una cucina profondamente italiana, filtrata da un pensiero contemporaneo, cioè guardiamo il passato in una chiave critica e mai nostalgica, per portare il meglio del passato nel futuro. Bellissimo, questa te la rubo per farci un video e diranno ma cazzo, ma che frase bella che hai detto Monti, sì, guarda, me la sono sognata ieri, bellissimo, no perché no. Riassume tutto perfettamente. Probabilmente qua in Inghilterra ad esempio ci sono un paio di ristoranti qua che cercano la prima stella Michelin qua in zona Brighton dove sono io, e non avendo le radici appunto storiche, no, cercano di creare dei piatti che sembrino, no, Michelin star, quello che ti aspetti. Però poi è quella sensazione di dire sì, vabbè, alla fine dei conti no, cioè, no, non c'è niente. Senti, ma il tuo gruppi musicali preferiti? Vecchio, non puoi aggredirmi così sul mi hai colto. Io tengo la porta dell'inaspettato sempre aperta, ma quando parliamo di musica è un po' difficile. Dipende da tante cose, cioè, dipende dal mood che hai, è come dire la tua cucina preferita, è impossibile, cioè, dipende da come stai, da un punto di vista proprio psicologico. Allora, io amo la bella musica come amo il buon cibo, poi che sia uno o l'altro mi interessa. Se parli di jazz, io ho diviso nelle categorie dei giganti, era lì che nasce tutto, no? Okay. Perché devo trovare degli spazi per non spontare i 20.000 dischi da una parte all'altra, nelle varie lettere, quando mi manca dello spazio. Allora sposto della gente straordinaria nei giganti, cioè chi ha fatto veramente la differenza nella musica. E allora nei giganti ci sono Billie Holiday, Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, Duke Ellington, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Chet Baker, eccetera. Oppure ci sono bluesman, Lightning Hopkins, Led Belly, Robert Johnson, B.B. King l'ho lasciato ancora di là, però. Devo capire bene se
non sono sicuro al 100%, perché quando sento John Lee Hooker o Muddy Waters cantare è un conto. B.B. King è un po' ancora così, devo capirlo bene. Sai cosa? Facevo questa riflessione l'altro giorno, poi ti lascio andare, ma mi interessava così, insomma, il tuo lato musicale. È incredibile come con il lockdown tu hai una serie di... hai tutti fermi, e allora pensavo, ma immaginati se il lockdown ci fosse stato ai tempi, non so, Rolling Stones, Beatles, eccetera, eccetera, e David Bowie, al posto di andare in tour, questi stavano 2 anni chiusi in casa a fare musica, cioè la produzione musicale sarebbe clamorosamente aumentata, che altra roba avrebbero tirato fuori? E magari vale lo stesso anche per la cucina, no? I grandi chef. Per noi è stato così. Per noi è stato, io non ho mai prodotto tanto come in questo periodo. Dal marzo, perché sono stato a Modena sempre, ho fatto 2 eventi, ma 2 eventi, uno a Gstaad, uno a Monte Carlo, ma così, boom! Giusto, anche in costiera lì a Forte dei Marmi con Bocelli, ma come mi fai morire, Massimo? Come, cioè, guarda, c'ho Bradley qua e c'ho Bocelli, e dove ero con Bocelli? Perché è stato così. E allora cosa abbiamo fatto? Ho fatto tutto quello che potevo fare, cioè c'è stato regalato del tempo prezioso, ne ho preso coscienza dal primo giorno, primo minuto che abbiamo cominciato a fare Kitchen Quarantine. Poi con Gucci ci trovavamo e abbiamo progettato il nuovo ristorante che apriremo a Ginza a Tokyo, con la Ferrari, con John Elkann che si collegava tutti i giovedì alle ore 12, abbiamo progettato il nuovo ristorante di Maranello, e poi con i ragazzi, con i capi partita, abbiamo dato una mano alla Franceschetta, che è il gastro bistrò, che è quello più in difficoltà, a fare i pasti to go per venderli online. Durante queste sessioni preparavamo i pasti per gli infermieri e i dottori dell'ospedale. Abbiamo spinto nella ristrutturazione di tutta la parte del playground e della nuova zona e area di questa azienda agricola. Abbiamo messo avanti tutto, ma abbiamo fatto, io ho lavorato molto di più in questo periodo e prodotto molto di più, cioè adesso il menu ha già l'evoluzione, cioè with a little help from my friends all'inizio dedicato a Sgt. Pepper's Lonely, ma c'è anche adesso il menù completamente nuovo, 100% autumn style, quindi c'è, cioè, proprio periodo di grande fermento. Sì. Massimo, abbiamo sforato i 2 minuti, cioè, ti posso rubare ancora 30 secondi? Ero curioso sul menù. Certo. Sai, tanto io sono in lockdown, posso stare qua fino al 2 dicembre, ma... Quanto ci metti a preparare un menù e come funziona la preparazione di un menù? Questa era la cosa che non riuscivo a capire, perché ne parli e sembra facile, ma come funziona? Portaci dietro al processo. Ma un menù, intanto un menù così è veramente, per noi la creatività non è che esca così dalle 12.30 alle 14.30 si fa servizio, dalle 15 alle 18 si fa creatività. No, non è così, non è così. Quindi ognuno e ogni partita, cioè calcoli il ristorante diviso in tante partite, no? Uno è la partita della preparazione, che è un vero e proprio ristorante in sé. Poi ci sono la partita degli antipasti, caldi e freddi, dei piatti di mezzo, i dessert, i primi piatti, i secondi piatti, eccetera. E ogni cuoco, durante la sua vita dentro al ristorante, comunque sperimenta, guarda, inciampa, cade, prova, stravolge e condivide con gli altri queste sue prove, queste sue idee. Poi ci sono, nel nostro caso, i capi partita,
che parlano tra di loro, o anche gli chef, per esempio, Taka, Davide, sono qui a Modena, in via Stella, la Jessica è in via delle, in casa Maria Luisa, a Fratello Bonachino, Francesco è alla Franceschetta, ma c'è Bernardo a Dubai, Karime a Firenze, Mattia a Los Angeles. Nelle chat si parla e si condividono fotografie, cose, prove, idee, e da lì nascono idee su idee trasformate nel luogo in cui tu sei, con le materie prime di cui si parlava prima, no? Con le materie prime e l'espressione del luogo e della stagione che stiamo vivendo. La cosa fondamentale di un leader, di uno chef, è ascoltare tutti e prendere la decisione da solo, ok? Che questo è molto importante, perché non si viene il caos. E da lì com'è nato quest'ultimo menù? È nato da questo approccio culturale che io ho con tutti i miei ragazzi. Quindi gli insegno ad esprimere se stessi per i cuochi in bocconi masticabili, per i camerieri in esprimersi in parole, e gli faccio, abbiamo questo esercizio culturale che si chiama Who Are You, no? E tu devi esprimere chi sei, poi do delle parole, magari alla sala racconto, chiedo che cos'è il costruttivismo russo o la transavanguardia, o chi era, perché Robert Johnson ha avuto un'influenza così nella musica, hai capito? Cose, ma anche dov'è che uno può trovare a Modena riparo per la sua auto se rimane in panne per strada, hai capito? A 360 gradi, perché si chiama servizio, ok? Servizio, tu vieni da me, ti accolgo a casa mia e se mi fai una domanda io ti rispondo, ok? Questo è importantissimo. I cuochi invece devono imparare a esprimere loro stessi, perché è un mestiere di grande creatività. E quindi che cosa fanno? Cercano di trasformare e spiegare attraverso piatti che cos'è chi sono e da dove vengono, che è la cosa fondamentale. Mattia, Los Angeles, gli dico, Mattia, sono d'accordo che tu la spesa la fai al Santa Monica Farmers Market o vai al mercato del pesce di Santa Barbara. Ci sono i ricci di mare più buoni del mondo e tu quando vai lì, ma non dimenticarti mai chi sei e da dove vieni. Quindi io non voglio vedere un riccio di mare sopra una crema di miso e fai una destrutturazione di un ok? Ma voglio vedere magari una carbonara reinterpretata in chiave Los Angeles, cioè io non ho il guanciale ma ho delle vongole, ok? Che affumico e trasformo in guanciale. Poi prendo i più buoni ricci di mare del mondo con quelli di Hokkaido, che sono quelli di Santa Barbara, li frullo insieme al succo di vongole che ho aperto e ho affumicato e ci faccio una crema che assomiglia molto al tuorlo d'uovo che uso per la carbonara. Quando lo spaghetto è cotto, lo tuffo dentro questo succo di tuorlo, che è questo succo di riccio di mare, e lo rollo, lo metto al centro del piatto, metto le vongole come fossero leggermente affumicate, come fossero un guanciale, e faccio una carbonara di mare. Sono a Los Angeles, sono italiano, uso lo spaghetto come modo espressivo, estetico, ma ho un approccio locale sul mercato di Los Angeles. Pratico, per reinterpretarlo. Sono stato chiaro? Sei stato chiaro, mi hai fatto venire una fame pazzesca, no? Andrò a solderò i servizi segreti israeliani per far fuori 220.000 in lista d'attesa e cercare di andare prima. Ma l'altra curiosità che avevo, Massimo, poi ti lascio scappare per davvero, come fai a andare avanti
da qua in avanti, cioè tu sei a livello tale, anche da, quando parli, hai una tale competenza profonda, una padronanza della materia tale, che mi domando come fai a proseguire, cioè qual è il prossimo step per te, no? Perché uno dice, ecco, il prossimo step è... Io so okay. già qual sarà il mio step, perché, guarda, tu pensa tutto quello che stiamo facendo, no? Tu immaginati, tu vai su... Non so neanche che cos'è il mio profilo. Qual è? Qualcuno sa cos'è il mio profilo? MassimoBottura.it, non so, deve essere... Dove okay. c'è il mio mondo, no? Non l'ho mica fatto io, me l'ha messo la Lara insieme. Ha unito tutto e tu vai lì dentro e trovi. Torno subito e questo... Sai, torno subito, uno dice, ma torno subito, ma che cazzo è torno subito? Tu lo conosci l'opera di Maurizio Cattelan... torno subito, è la sua prima opera. Maurizio, che cosa ha fatto? La prima opera che ha fatto era una galleria chiusa, hanno spedito tutti gli inviti a tutti, arrivano tutti i collezionisti, i giornalisti, eccetera, arrivano davanti alla galleria e trovano la galleria chiusa col cartello torno subito. Okay? Un genio. Era il classico tempo. Questo era l'inizio degli anni 90, fine anni 80, ok? E lo scatto fotografico era quello scatto, l'opera d'arte, no? Era l'opera d'arte, erano tutta questa gente in fila che bussava e la galleria era chiusa, ok? Torno subito, l'ho utilizzato io quando ho aperto a Dubai. Ma chi cazzo ci vuole andare a Dubai a aprire un ristorante? Io no, io non ci vado. Cioè, io che combatto per la lotta allo spreco alimentare, per l'uguaglianza, per l'introduzione delle donne, vado a Dubai. Però, alla fine... Cosa succede? Succede che questa gente, il W, che ha un approccio molto friendly, aperto, eccetera, mi dice, ma tu fai quello che vuoi. Io ho detto, ma scusa, ma io sono sulla spiaggia, vorrei interpretare il mio stato d'animo di quando ero un ragazzino e andavo sulla riviera romagnola. E quindi Fellini, e quindi il circo, e quindi 8:30. E quindi i colori e tutta la cosa, cioè non voglio niente di oro, argento, bronzo, luci scure, io voglio luce, colore, gioia di vivere la spiaggia e poi voglio un sogno, voglio vivere la spiaggia di Rimini tutta bianca come fosse quella delle Maldive e loro mi guardano e mi dicono che problema c'è, portiamo la sabbia bianca e hanno portato una nave di sabbia bianca. Cioè, una follia totale, no? E allora ho detto, questo è torno subito. Cioè, vado lì, facciamo un locale della Madonna e poi, ciao ragazzi, ci vediamo, torno subito. E poi non torno mai più. Esatto. Ma quindi, il tuo prossimo step quindi sarà, anche a livello professionale, come fai a crescere ancora? Ma non è naturale questa cosa. Per me... Noi dovremmo riuscire ad aprire 1000 refettori in tutto il mondo. E allora quello è un sogno, no? Quando l'apertura di un refettorio non è più un evento, ma è la normalità. Quindi vuol dire che la lotta allo spreco alimentare e all'isolamento sociale ormai è consolidata in tutto il mondo. Progetti futuri con le Nazioni Unite, non lo so. Adesso c'è questo nuovo progetto che due ragazzi qua della Francescana e di Food for Soul lo stanno facendo, che è l'associazione per l'integrazione delle donne. C'è il progetto del tortellante, cioè i bambini diversamente abili, i ragazzi diversamente abili si uniscono con i nonni. Quindi le due categorie più marginalizzate della società che si mettono insieme diventano il centro della società. E allora magari unire il tortellante con l'associazione dell'integrazione delle donne, con Food for Soul, creare una grande gruppo etico che toglie le donne dalla strada, gli insegna un lavoro, le mette a fare i tortellini insieme ai ragazzini e diventano le cuoche del repertorio, capisci? Cioè, costruire ponti, questa è una cosa che mi piace molto. Poi le porte dell'inaspettato sono sempre lì, per esempio tutti i progetti che sto facendo con Maserati, con la Ferrari, con Ducati, sul territorio con Gucci, sono tutti progetti pazzeschi, straordinari, e da lì c'è sempre qualcosa di nuovo. Diceva Picasso, copiare te stesso
è un esercizio sterile. Rubare agli altri è fondamentale per crescere ed evolversi. Cioè, io adesso, no, stavo per dirti quello che volevo fare già, che... menù, è stato meglio così che mi sono interrotto in tempo. Se no erano tutti pronti a ascoltare, che tutti i chef pronti a carpire. Esatto. Massimo, guarda, ci fermiamo qua, che ti ho rubato anche troppo tempo. Sei stato fantastico, guarda, devo adesso mettere giù nel taccuino tutti gli appunti mentali che ho preso, mi ha dato un sacco di spunti di ispirazione. Quando verrai a Modena, che vieni a Maria Luisa, impazzirai, perché ti faccio vivere un'esperienza. Per esempio adesso, ecco, questa è un'altra idea, adesso c'è la polisportiva, è aperta, no? Sai cosa facevano in polisportiva? Andavi a mangiare il gnocco fritto e la mortadella. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare il barbecue invernale. Quindi spostiamo il forno da pizza, un affumicatore, una grill e mettiamo i tavoli in mezzo alle auto, le moto, alla palestra e tutti, e facciamo il barbecue invernale come in una vera e propria polisportiva, col gioco del biliardo, il ping pong, la gente che si muove, è l'essenza di Modena, no? In mezzo alla campagna. Ecco, per esempio, questo è un progetto per le prossime settimane, avete capito? È nato qua, i tuoi mi chiameranno adesso incazzati, yeah. Perché esatto. Massimo, sei straordinario davvero, ci teniamo in contatto, in bocca al lupo per tutto. Quando vengo a Modena, prepara la racchetta da ping pong, perché insomma scendiamo in campo. No, mi devi mandare, mandami il messaggino col tavolo, ti mando, okay. tutto ti mando, okay. Grande Massimo, allora, un abbraccio, ciao, grazie, ciao, alla prossima, ciao, ciao a tutti.